elettorali, quindi segnali il tuo lavoro. Segnalare il tuo lavoro è un modo per dire guardatevi bene i progetti che sono sul tavolo. E mi dà fastidio quando mi dicono non ti preoccupare, no, non mi devi dire non ti preoccupare, mi devi dire guarderemo bene i progetti, che poi sono quelli che ricadono sul territorio, perché un lavoro pubblico fatto bene, una scuola progettata bene, realizzata bene, ritorna al territorio, perché qui si sta pensando troppo ai ritorni elettorali e pochissimo al bene della collettività. E io questa cosa voglio dirla in due comizi che spero Ivan Scalfarotto e la nostra ministra Teresa Bellanova, se riescono a incastrare miliardi di impegni in questi ultimi 15 giorni, riusciamo a fare a Galatina, a Corigliano. 10 minuti mi servono, tanto quello che dico lo dico io, quindi mi prendo tutta la responsabilità di quello che dico. Allora, Caterina Lucelli, coordinatrice dell'Italia Prima Galatina. Voce Caterina. Per chi non mi conoscesse, sono Caterina Luceri e sono coordinatrice del comitato Italia Viva Galatina. Per prima cosa ringrazio a tutti di essere qui, è bellissimo vedere tanta gente che supporta il nostro progetto. Un progetto è un percorso sicuramente difficile, ma secondo me doveroso. Noi siamo un po' l'alternativa. Pensate a una campagna elettorale senza la nostra presenza. Da una parte abbiamo il populismo istituzionalizzato di Michele Emiliano, dall'altra il populismo dei 5 Stelle, e dall'altra il populismo della destra di Fitto. Un eterno ritorno in realtà dell'uguale, visto che, come diceva benissimo anche Ivan, Fitto 25 anni fa era già lì. Noi siamo l'alternativa perché, a mio parere, diciamo con gli occhi di una ragazza giovane che ha 20 anni, che studia qui in Puglia e che crede nella sua terra e che spera vivamente, dopo di essersi laureata, di continuare a lavorare e a studiare qui. Un'alternativa che serve, un'alternativa giovane, fresca, un'alternativa progressista ed europeista, un'alternativa che solo noi possiamo dare in questo, diciamo, in questo panorama politico. Quindi io sarò brevissima perché non voglio togliere il tempo. Per prima cosa ringrazio la ministra Teresa Bellanova per il supporto non solo in campagna elettorale ma che ci dà sempre. Ringrazio Ivan per essere qui. Ringrazio i nostri due candidati Andrea Cocce e Ada Fiore, a cui lascerò la parola a brevissimo, e ringrazio anche l'onorevole Gennaro Migliore di essere qui, che seppur della campagna ci sostiene. Grazie. Questo ci fa capire quanto è importante avere un gruppo unito. Io ringrazio anche il mio gruppo, che unisce non solo persone di Galatina, ma anche persone di Soleto, molto giovani come Antonio Gervasi, oppure Giulia Di Leo di Galatina, e poi Alexia che abbiamo incontrato già con le basso per chi era lì. E nulla, quindi voglio dare la parola ad Andrea Dada per una... Sì, io se comincio a parlare dico altre cose, ma in questo contesto meglio no. Parlata. Meglio no, lasciamo parlare Ada, sì, insomma, per ritornare su quello che dicevo prima, io credo che la politica debba essere fatta per fare da acceleratrice, per fare da catalizzatore alle migliori situazioni che esprime il territorio, siano esse fatte di persone che lavorano negli appalti pubblici, siano esse persone che fanno associazionismo. L'associazionismo nella sanità in Puglia non è stato per niente considerato. Come associazione di malati, io faccio parte di un'associazione di malati che si chiama Amici Onlus, abbiamo chiesto più volte al presidente Emiliano, che non fa l'assessore alla sanità, quindi l'assessore alla sanità non esiste in Puglia, non so se lo sapevate, ok, come non esiste quello dell'agricoltura, perché poi l'ha licenziato e lui è andato confitto, quindi, e lui si è tenuto l'assessorato all'agricoltura, vabbè, ma tutta una storia strana fatta di gestione del potere. Quindi la sanità non esiste, non si riesce a dialogare, non si riesce a capire con chi dialogare. Per cui io personalmente sono molto 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 incacchiato della gestione Emiliano. Se qualcuno mi dice perché votate Scalfarotto se poi fate perdere così, farete perdere Emiliano, io dico dimmi due o uno addirittura motivi per votare Emiliano. Se un presidente dopo 5 anni ha fatto male se ne deve andare a casa, poi vinca il migliore, vinca chi verrà votato, ma chi si schiera con Emiliano dopo averlo anche contrastato parecchio,
in questi anni, che sono l'80% dei miei compagni del partito che erano nel partito e che contestavano giornalmente l'operato di Emiliano, ora stanno con Emiliano. A me sinceramente non mi sembra coerente con il fare politica per il bene di tutti. Andrea. Gruppo. Abbiamo inaugurato il comitato a Collepasso e quindi adesso qui insieme a Caterina e devo dire il raggruppamento io lo definirei delle belle intelligenze, delle persone migliori di questa terra, di persone che non si piegano ai voleri del potente di turno, delle persone che hanno la voglia di affermare le proprie idee, il proprio coraggio e soprattutto di persone che vogliono metterci la faccia in una battaglia che è una battaglia di civiltà, no? Di chi pensa che la politica sia una cosa seria, di chi ha un grande rispetto delle istituzioni che rappresenta, di chi non si svende soltanto per un incarico che può in qualche modo però rafforzare soltanto il potente di turno. E allora all'interno di questo scenario in cui davanti noi abbiamo due personalismi, no? Ieri il fondo del Corriere del Mezzogiorno definiva esattamente due personalismi, quello di Pitto e quello di Emiliano, né uno rappresenta il centro-sinistra, anzi diceva che la sinistra sta ad Emiliano come la Lega sta a Pitto, questo per dire che comunque è un miscuglio di orientamento politico non definito. Questa invece mi sembra che sia una proposta chiara, e cioè lontana, come diceva Caterina, da sovranismo e da populismi, chiara perché ha in mente l'idea di sviluppo di un territorio che passa attraverso i temi che più volte noi abbiamo detto, dell'agricoltura, la sanità, ma passa proprio attraverso un riscatto, un orgoglio di sentirsi pugliesi, no? E di dire che in fin dei conti questa è una terra che non si vuole sottomettere, ma che ha il coraggio di rimboccarsi le maniche e di dire a testa alta, e di affermare a testa alta la bellezza della libertà. L'ho detto più di una volta, i nostri giovani sono ragazzi che se ne vanno amaramente da questa terra e che invece dovremmo trovare modalità con le quali farli rimanere e far apprezzare non solo la gioia del vivere questo territorio, ma dare anche loro, consentire loro di trovare le opportunità non solo di lavoro ma anche di cura e tante altre questioni, diciamo, legate proprio alla formazione e allo sviluppo delle più belle competenze. Ecco, io penso che questa è una battaglia che, devo dire grazie alla ministra Bellanova per il sostegno che ha voluto dare sin dall'inizio, perché molti di noi, a cominciare da me, avevano un po' di, come dire, paura, no? Nell'affrontare, perché tu veramente qualche volta ti fai convincere che questa posizione è una di quelle che fa vincere Fitto piuttosto che, e quindi fa perdere Emiliano. Io mi sono convinta invece andando e incontrando le persone che se Emiliano perde, perde per i suoi demeriti e non certo per la nostra. Innanzitutto ringraziare le forze dell'ordine e i vigili urbani che stanno garantendo anche il
mantenimento della possibilità di questa nostra iniziativa. Spesso ci ritroviamo a fianco, credo che sia un'occasione importante anche quella di ringraziarli pubblicamente quando siamo in piena attività politica. La seconda cosa che voglio dire è che sono molto felice di ritornare a Galatina, non è la prima volta che vengo qui. Questa è una città che tra l'altro mi ha sempre affascinato per la bellezza, per la ricchezza anche dei monumenti. Qua vicino voi siete in un punto particolare, passando, visto che questa porta si chiama Porta della Luce, e immagino, diciamo, che custodisca uno scrigno di bellezza che è quella Galatina storica, che è piena di chiese, di palazzi nobiliari che ne fanno, diciamo così, una delle perle anche del Salento. E quindi sono contento di poter dire che questa bellezza, questa forza che sta nelle vostre radici, così come veniva detto prima, di chi vuole rimanere in questa terra per cercare di costruire un futuro, lo possa fare più facilmente se va nella direzione di una proposta politica e di un'idea anche dell'amministrazione, del governo, che crede davvero nelle cose che fa. Vede, io adesso sto parlando soprattutto a voi, ma io vorrei parlare soprattutto a chi è dietro quella persiana. Ringrazio la signora che ci sta ascoltando da lì su, dall'inizio della nostra attività di comunicazione. Vedo tante orecchie, lo abbiamo visto anche prima a Collepasso, che magari erano sedute ai margini della piazza, ma intanto iniziano a incuriosirsi intorno ad una proposta politica che non dice, come ti rubo questa battuta, se votare la padella o la brace, cioè se votare Fitto o Emiliano, ma decide di investire su quello che può essere una proposta politica più forte. Vedete, io penso, ruberò veramente un solo minuto, che noi oggi abbiamo un compito molto importante, e a sostenere questa battaglia, questo compito, ci sono uomini e donne che con la loro storia hanno rappresentato il meglio che poteva offrire la politica e l'impegno civile nel nostro paese. Ho avuto l'opportunità oggi di conoscere Andrea, altri candidati. Ada la conoscevo anche perché avevo letto della sua, diciamo, attività, del suo impegno soprattutto nel mondo della formazione. Poi devo dire che io ho l'enorme fortuna di avere due compagni di viaggio nella costruzione di Italia Viva, come Teresa, voi la chiamate tutte ministra, io la chiamo Teresa, se permette, diciamo così, e Ivan, che per me sono sempre stati non solo un punto di riferimento, ma anche un esempio. In politica, secondo me, vince non chi guadagna nell'immediato il maggior numero di voti. Avete visto la fine che hanno fatto i 5 Stelle e di come quella ventata di illusioni che aveva portato nel 2018 a vincere tutti i collegi del sud, compresa la Puglia, si è dissolta. Noi adesso siamo con loro al governo, però si è dissolta quella fascinazione che era rappresentata dal populismo prêt-à-porter, quello di pronta beva, diciamo. Quello che conta in politica è non arrendersi se tu credi in qualcosa. E Ivan e Teresa sono due persone che non si sono mai arrese. Allora il voto del 20 e del 21, che io credo debba essere, come dice Ivan, un voto libero, un voto per un progetto, un voto che non è contro qualcuno, ma semmai è una semina, deve diventare la parte da cui noi ricominciamo a ricostruire un progetto di futuro per questa regione. Abbiamo scelto
a differenza della mia regione, di non andare in coalizione. Abbiamo scelto la strada più difficile, per il meccanismo elettorale, ma la strada più semplice non solo per noi, ma per qualsiasi elettore si senta libero di votare per una causa in cui crede. Io sono felice di essere qui, orgoglioso di appartenere alla stessa squadra, alla stessa comunità, alla stessa famiglia, se posso dire, di tutti voi, e penso che questo sia in questo momento ciò che serve all'Italia: avere persone che disinteressatamente si occupano del bene comune. E sicuramente voi che conoscete sempre meglio di come ritenete. Voglio ringraziare in realtà i gruppi parlamentari di Italia Viva, perché adesso i colleghi stanno arrivando uno alla volta. Abbiamo avuto Nicola Danti che è arrivato da Bruxelles, ieri era con noi Gigi Marattin, oggi c'è Gennaro, verrà Lella Paita, verrà Elena Bonetti, Silvia Fregolent. Però questo secondo me è una cosa bella, perché come è stato già detto da Ada e anche da Gennaro, questo è veramente uno sforzo di squadra. Noi siamo abituati a una regione che ha un proprietario, appunto uno che dà nomine, toglie nomine, poi nomina molto ma non nomina dove si prendono le decisioni, naturalmente, perché lì non c'è bisogno di altri che lui. Io dico sempre che il presidente della regione dovrebbe essere come un maestro d'orchestra, e il maestro d'orchestra è quella bellissima figura che produce musica senza suonare nessuno strumento. Il maestro d'orchestra è quello che fa in modo che i suoi strumentisti, che sono tutti più bravi di lui a suonare il proprio strumento, perché il primo violino è un violinista migliore anche del migliore dei direttori d'orchestra, però il maestro d'orchestra si concentra sul suono dei suoi strumentisti. E quindi noi siamo invece una regione dove il maestro d'orchestra suona il violino, il contrabbasso, l'oboe e pure il triangolo, e naturalmente la musica che ne viene fuori non è una gran musica. E quindi noi siamo una squadra. Io, per carattere, diciamo così, credo moltissimo nel gioco di squadra. Nella mia vita precedente facevo il direttore del personale, per cui per me è chiarissimo che la somma di tutti noi è sempre molto di più della somma aritmetica, perché c'è sempre un qualcosa in più che si aggiunge per la magia di giocare insieme. E lo sforzo che stiamo facendo con Teresa, che un po' noi siamo, nel nostro partito abbiamo sempre un uomo e una donna in tutti gli incarichi, anche in questa mia candidatura è un po' come se fossimo in due, naturalmente, un uomo e una donna, anche in questo caso è molto importante. Devo dire una cosa: io di solito quando vado in giro, mi capita di fare anche 8 discorsi in una giornata, vi assicuro che l'ottavo per me è noiosissimo da sentire, perché a un certo punto non ne posso più. Di solito parlo di agricoltura e di sanità, perché sono le due grandi questioni della nostra regione, la sanità di tutte le regioni, perché l'80% del budget è sanità, e l'agricoltura, perché la Puglia è agricoltura. Dico sempre che nel nostro stemma c'è un ulivo, e quindi il presidente che ha distrutto la cosa che sta nello stemma della regione non ha distrutto soltanto una linea, una filiera economica, ma ha distrutto un'identità, perché oggi purtroppo nel nostro stemma regione ci sarebbe un ulivo morto, e quindi evidentemente già questo dovrebbe dire al presidente della regione di non andare a chiedere la fiducia dei pugliesi. Spesso mi viene in mente che è come se il sindaco di Parigi facesse crollare la Tour Eiffel. Io non credo che poi tornerebbe a chiedere la fiducia ai parigini, ma da noi succede anche questo. Però non voglio parlarvi oggi, nei pochi minuti che occuperò, né di sanità né di agricoltura, ma vorrei parlarvi di imprese e di lavoro. Perché, guardate, se c'è una ragione di questa mia candidatura, c'è proprio un'idea alla base, semplice. E l'idea è che questa regione è una regione incredibilmente carica di talento. La Puglia è un luogo di intelligenza, è un luogo di intraprendenza, è un luogo di operosità, è un luogo di ricerca, di sviluppo, di innovazione. Le nostre imprese sono posti pazzeschi. Io ne ho visitate tante in queste settimane, e ciascuna di loro potrebbe stare in Emilia Romagna, in Piemonte, in Lombardia, nei distretti più avanzati industriali del nostro paese. Eppure fanno questo, sembra quasi, nonostante il pubblico, non grazie al pubblico, perché la cultura che ha pervaso di sé il governo di questi anni, ed è la cultura che poi accomuna
il presidente Emiliano e il Movimento 5 Stelle, perché sia chiaro una cosa, votare Emiliano, votare La Ricchia è assolutamente la stessa cosa, nel senso che Antonella La Ricchia ci ha detto che lei sarebbe candidata salvo che le avessero tagliato la testa, ma come succede in politica si utilizzano spesso per uccidere politicamente le persone di sistemi meno cruenti, quindi non avremo Salomè che ci porta la testa del Battista su un, di La Ricchia su un piatto d'argento, perché in realtà, come dice Emiliano, agli elettori del Movimento 5 Stelle datemi il voto disgiunto e poi io vi farò entrare in maggioranza. Quindi che alla Ricchia piaccia o meno i tre assessori che Emiliano nominò 5 anni fa e si dimisero, questa volta saranno nominati ma non si dimetteranno. Però quella cultura che li ha portati vicini è quella dell'assistenzialismo in fondo, quella di dire se qualcosa non va bene arriva lo Stato, se un'impresa non va bene la nazionalizziamo, nazionalizziamo l'Ilva, l'Alitalia, la Banca Popolare di Bari, cioè alla fine arriva lo Stato e se non ce la fai arrivare a fine mese arriva lo Stato, 780 euro a tutti, questo è stato il messaggio. Io penso che sia un messaggio devastante. Penso che lo Stato debba sicuramente intervenire per contrastare, le forme estreme di povertà, ma il messaggio che noi diamo ai nostri ragazzi, che è quello di stare seduti su un divano ad aspettare un reddito di cittadinanza, è un messaggio che è contrario alla natura stessa della Puglia. Noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi gli strumenti per alzarsi da quel divano, la voglia di alzarsi da quel divano e fare tutto quello che possiamo per far crescere l'economia reale. I posti di lavoro, la crescita economica, la prosperità di una comunità non possono dipendere soltanto dalla spesa infruttuosa di soldi pubblici. Quei soldi devono essere spesi per far crescere l'economia vera. E quindi noi da quegli imprenditori pugliesi così intelligenti, così capaci di innovazione, così capaci di internazionalizzazione, dobbiamo andare a dire noi faremo un patto con voi, un patto virtuoso. La regione ti vuole aiutare a crescere, perché se cresci tu cresce la comunità. Bravo. E saremo accanto agli imprenditori, saremo con loro per aiutarli, appunto, avendo anche la ministra, poi soprattutto figuriamoci quante cose potremo fare, ma andremo ad aiutarli a sburocratizzare, a digitalizzare, a fare tutto ciò che possa farli crescere. Aiuteremo i ragazzi a fare attività di impresa invece di stare sul divano e chiederemo loro qualcosa in cambio, però attenzione. Io credo che noi agli imprenditori possiamo e dobbiamo chiedere di esercitare quella che si chiama responsabilità sociale d'impresa, che sta dentro la nostra carta costituzionale. L'imprenditore deve essere un bravo cittadino come tutti i bravi cittadini e il pubblico deve incoraggiarlo, spronarlo, controllarlo, fargli capire che quello che ci aspettiamo in cambio di quell'aiuto è che investano sulle proprie persone, perché non c'è un'azienda di successo oggi che non sappia che il principale fattore di successo sono le persone che ci lavorano. A quelle imprese chiederemo di avere un impatto ambientale che vada sempre più vicino alla neutralità, che lavorino per ridurre i rifiuti che producono e che considerino i rifiuti che producono qualcosa che deve essere la fine di un ciclo produttivo, ma l'inizio di un altro produttivo, l'altro ciclo produttivo in quella che si chiama economia circolare. Noi dobbiamo sederci con gli imprenditori e creare questo circolo virtuoso. Questa è l'unica regione nella quale io abbia mai sentito l'autorità pubblica dire a un investitore internazionale te ne devi andare. In tutto il mondo gli amministratori dei territori cercano investitori internazionali, il sindaco di Taranto ha detto a un investitore internazionale vattene. È una cosa scandalosa, perché segna la sua incapacità anche di gestire il rapporto con quell'investitore. Con l'investitore ti siedi e lo costringi a investire in sicurezza, in tutela dell'ambiente, in valorizzazione del territorio. Bravo! Una città industriale dove l'industria e la città non collaborino da tutti i punti di vista. Secondo voi perché il Politecnico di Torino era così importante quando c'era la Fiat? Perché alla Fiat servivano intelligenze, ma noi abbiamo visto che l'ex Ilva o altri impianti industriali di questo tipo hanno prodotto questo scambio, questa osmosi, questo reciproco arricchimento? No, però la colpa è della politica, perché la politica deve fare precisamente quelle cose lì. Ho voluto dire questo perché secondo me esistono una serie di opportunità in questa regione, che sono solo lì da cogliere. È solo da cogliere da parte di una politica che lavori. Ricordate, la politica non deve essere né un mestiere né una professione, ma la politica è tanto, tanto, tanto lavoro.
bisogna metterci l'energia, la forza, la pazienza, la resilienza, e la concentrazione. Io ho lavorato anni con Teresa Bellanova, quando c'era una crisi aziendale, Teresa si sedeva alle 7 di mattina a quel tavolo e si alzava alle 7 della mattina dopo, perché così si fa. Perché guardate, non te lo ordina il medico di metterti alla guida di una comunità umana, ma quando lo fai, e quando lo fai soprattutto per elezione diretta, perché io non ci dormo la notte a pensare che su più di 2 milioni di schede sarà stampato il mio nome e cognome. Se metterete la croce sul mio nome e cognome, interrogherete me personalmente, la mia persona. E sarà un onore enorme, ma una responsabilità incredibile. Ma se ce l'hai, hai il dovere di metterci del lavoro. Io pensare che noi abbiamo un consiglio regionale fatto di 50 persone, di cui se ne ricandidano 49, e che non hanno saputo dare risposte minime a questa regione, che non hanno ascoltato perché non sono stati sul pezzo, io penso che questo sia uno sfregio alla civiltà del nostro paese, alla civiltà di noi pugliesi, alla maturità democratica che state dimostrando anche voi in una domenica d'estate alle 8:10 a stare qui a ascoltare noi che vi parliamo di queste cose, così come abbiamo dimostrato la nostra maturità democratica quando siamo stati chiusi in casa per 3 mesi perché avevamo capito qual era la posta in gioco. Questo siamo noi, siamo gente che ci mette la faccia, siamo gente che viene dal mondo e che vuole stare nel mondo perché sa che la politica è quella roba lì. E conoscere per deliberare, e parlare con chi vive le situazioni, perché se tu ascolti chi le vive le situazioni puoi capire anche quali sono le possibili soluzioni. Se stai chiuso in un palazzo e se pensi di poter fare il presidente della regione, l'assessore della sanità, l'assessore dell'agricoltura, finisce che non tu farai di niente e neanche del lavoro, e nemmeno delle persone. Bravissimo! Bravo Igor! A Gennaro che ha consumato con noi, con Ivan, una domenica di fine settembre per dare un contributo a rafforzare questa nostra comunità, perché questo è il primo obiettivo che noi abbiamo, quello di rafforzare una comunità che deve seminare riformismo, che significa conoscere i problemi delle persone e dare soluzioni ai problemi delle persone. Non conoscere i problemi delle persone e fare propaganda e dire a ognuno quello che si vuole sentir dire e poi non fare mai le scelte. E quando si fanno le scelte sono scelte che vanno esattamente nella direzione opposta. Non si può andare in 10 comunità e parlare di sanità e poi non dare risposte ai problemi. E a Galatina sappiamo bene di che cosa parliamo. E non parliamo di campanilismo, non parliamo se l'ospedale deve stare qui, deve stare da un'altra parte. Parliamo di non sprecare risorse e di dare il diritto alla salute a tutti, quello che in questi anni è stato negato. Quella pratica che è stata messa in discussione, che è la responsabilità della politica, perché quando si esercitano funzioni di governo si deve dire con coraggio quali scelte si fanno e motivare perché si fanno, anche quando le scelte sono dolorose. Anche quando devi dire alle persone il contrario di quello che le persone vorrebbero sentirsi dire, ma bisogna essere onesti, altrimenti si è degli imbroglioni, si dice sì a tutti e praticamente si nega alla maggioranza, perché la sanità ci sono quelli che se la possono permettere comunque, e invece la nostra bella Costituzione dice che la sanità deve essere come la scuola, deve essere accessibile a tutti. In questi anni non è stato così. In questi anni si è pensato di smontare, di indebolire, di svuotare di funzioni strutture già esistenti e magari di investire risorse per alimentare clientele e per costruire nuove strutture che nessuno ha richiesto se non i diretti interessati, perché dovevano coltivare interessi e forse non sempre molto legittimi. Allora, fare azione di governo significa assumere la responsabilità, e noi questa responsabilità ce la siamo assunti. Io voglio ringraziare Ivan che coraggiosamente si è messo alla testa di questa nostra operazione e sta qui in Puglia passo dopo passo per argomentare, così come brillantemente
ha fatto ancora stasera per argomentare perché noi ci candidiamo al governo di questa regione. Come ringrazio Ada, Andrea e tutti gli altri candidati per aver accettato questa sfida e la stanno svolgendo senza contrapposizioni, in un'idea davvero di fratellanza, di sorellanza, dove si ragiona per dire il progetto. Il nostro primo obiettivo è quello di far conoscere il progetto, perché noi abbiamo dato vita a questo progetto di Italia Viva, perché abbiamo cercato, e Ivan è stato bravissimo a mettere insieme anche altri pezzi che non fanno parte del nostro partito, per avere una coalizione più ampia che ha però lo stesso obiettivo, quello di dire le regioni che hanno funzioni enormi nella sanità ma anche nell'agricoltura, se governate bene possono dare risposte concrete ai problemi delle persone, se governate in modo clientelare, in modo notabilare, possono invece aggravare la situazione delle persone. E noi abbiamo da una parte i Viaggi della Speranza, abbiamo da una parte che se chiami a un servizio sanitario ti devi mettere in lista e forse per avere una visita specialistica devi aspettare un anno e mezzo, e dall'altra abbiamo una situazione dove se sei un imprenditore agricolo, se sei una persona che lavora in agricoltura, fai progetti, spendi risorse e poi però quelle risorse non ti vengono rimborsate perché hai una regione che non solo non si è dato un assessorato come non se l'è dato nella sanità, ma è una regione che ha sbagliato tutti i progetti e che non ha avuto il coraggio di dire che ha sbagliato e di cambiare. Il risultato è che lo stanno pagando le imprese che in questo momento mi dicono: o ci siamo esposti con le banche e abbiamo realizzato i progetti che avevamo, però la regione non ci dà le risorse e quindi rischiamo di avere le cartelle esattoriali dalle banche, oppure ci dicono: noi avevamo progetti e quei progetti non li abbiamo realizzati. E questo che cosa comporta? Perché molti dicono: il rischio è di restituire risorse all'Europa. No, il rischio non è solo quello, il rischio grande è stato quello, e il risultato pesantissimo è stato quello che le risorse che dovevi spendere nel corso dei 5 anni adesso non sei stato in grado ancora di spenderli. Può darsi che li restituisci, può darsi anche che non li restituisci, ma il dato certo è che le imprese che dovevano fare investimenti non li hanno fatte, e le imprese che non hanno fatto investimenti hanno indebolito i posti di lavoro che avevano e non hanno creato nuovi posti di lavoro. E allora, brevemente, perché dobbiamo andare a Lecce, abbiamo ancora un'altra iniziativa e non dobbiamo fare molto tardi, ma avremo tempo nei prossimi 15 giorni di rincontrarci. Noi, a questa storia che adesso si sta montando, il voto utile perché altrimenti perde Emiliano, allora noi diciamo il voto utile perché intanto per noi se perde Emiliano non è una cattiva notizia. Infatti. Per liberare questa regione dal peggiore sovranismo che pensa di alzare muri e di chiudere porti, di chiudere aeroporti, di chiudere le frontiere e quindi di chiudere alle nostre aziende la possibilità di fare quello che sanno fare in modo eccellente, esportare prodotti di altissima qualità. Noi abbiamo bisogno di mercati aperti, noi abbiamo bisogno di interloquire, abbiamo bisogno di un'Europa più forte, abbiamo bisogno di far arrivare i nostri prodotti oltre i paesi europei, e per fare questo abbiamo bisogno di apertura, abbiamo bisogno di costruire relazioni, abbiamo bisogno di un'idea inclusiva della politica, non solo a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale. Abbiamo bisogno di essere accoglienti con quelli che stanno peggio di noi e di costruire e non invece a farli stare in una situazione di disperazione. Ma dall'altra vogliamo liberare questa regione da una pratica che porta tanti sindaci a dirci sottovoce: noi siamo d'accordo con voi, però non ci possiamo esporre. Allora io dico: caro Presidente Emiliano, ma non provi un po' di vergogna ad aver determinato questa situazione? Perché il sindaco che ci dice siamo d'accordo con voi e non ci possiamo esporre, ci sta dicendo che voi praticamente li ricattate. Brava. Perché se voi non date risposte a quelle comunità
E allora noi dobbiamo liberare questa regione da chi pensa che la politica è clientelismo, da chi pensa che si allarga la base del consenso non perché si presentano proposte che parlano dei problemi delle persone e che danno soluzione a quelle persone, da chi pensa che si allarga la base politica perché se uno ha consumato tutta la sua esperienza nel suo partito di provenienza, quando non ha più incarichi arriva il presidente Emiliano e dice: io ti faccio presidente dell'acquedotto pugliese, oppure ti faccio presidente della società partecipata, o ti faccio comunque una nomina, e a questo punto si allarga il consenso, magari ti metto a capo dell'ARPAL, dove si pensa di fare le assunzioni non nel corso dei 5 anni per dare risposte al bisogno di lavoro che c'è in questa regione, ma di fare le assunzioni nel momento in cui si arriva alla scadenza elettorale, oppure addirittura c'è un presidente di regione che si va a sedere laddove i precari, dopo 10-15 anni di precariato nella sanità, finalmente, grazie a leggi che sono state fatte dal governo nazionale, hanno la possibilità di avere la stabilizzazione, e devono avere però il padrone del vapore che sta lì a ricordare che lui è quello che governa la sanità attraverso gli uomini e non sempre le migliori competenze che ha nominato. Allora noi vogliamo liberare la regione da questo, e quindi il voto utile è per questo. Il voto utile è per una regione che deve essere governata con grande libertà, con grande serietà e con programmi che devono essere chiari alle persone, non sulla base della clientela, sulla base dell'appartenenza politica, sulla base della gestione notabilare. Per noi il voto utile è quello per dare a questa regione finalmente la possibilità di dire che dei giovani non ci occupiamo in modo propagandistico e né ci occupiamo in modo clientelare. Dei giovani noi ci vogliamo occupare nel modo più trasparente possibile, presentando progetti di sviluppo, mettendoci a lavorare seriamente negli assessorati e nelle strutture che collaborano con gli assessori per costruire quelle linee di sviluppo che devono creare opportunità di lavoro. Perché i giovani noi non li dobbiamo sottomettere al volere dei politicanti, no. Ai giovani brava. Noi li dobbiamo dare i propri sogni e il proprio diritto ad avere un lavoro e un lavoro ben retribuito. Questo è quello che vogliamo fare con Ivan, questo è quello che stiamo portando in questa campagna elettorale come programma con i nostri candidati, e io vi voglio fare adesso un invito. Molti mi dicono: vieni qua, dobbiamo fare questo, io farò tutto quello che si può. Insieme a Ivan le nostre agende sono dilatate al massimo e ringrazio i deputati che vengono e che ci danno un contributo e anche a moltiplicare le iniziative che dobbiamo fare. Ma il lavoro più importante adesso lo potete fare voi. Noi dobbiamo andare casa per casa. Noi dobbiamo andare a parlare a quelle solitudini che con il coronavirus si sono purtroppo rafforzate. Molte sono le persone che stanno chiuse in casa e che hanno paura. Molte sono le persone che pensano di non andare a votare perché hanno paura. Altri di non andare a votare perché la politica è quello schifo che è stato dato in questi 5 anni come esempio. Noi dobbiamo andare a parlare con loro e li dobbiamo convincere della bontà del nostro progetto, e gli dobbiamo dire che la responsabilità per il futuro loro e dei loro figli sta nelle loro mani e nella scelta che faranno il 20 e il 21 di settembre. Quindi mettiamoci a lavorare, poche iniziative di massa, andiamo casa per casa, andiamo a incontrare le persone nelle loro aziende, nei luoghi di lavoro o dove, attiviamo le nostre agende, facciamo tutte le telefonate giuste che dobbiamo fare, perché adesso c'è bisogno del contributo di tutti, perché la politica è questa. La politica non è quella di chi può fare il presidente di regione, l'assessore alla sanità, l'assessore all'agricoltura e il selezionatore delle clientele. La politica è quella che allarga, che include, che dà responsabilità a ognuno, perché per noi la politica è la partecipazione dei cittadini nel decidere del loro futuro e del futuro di questo territorio. Questo è nelle nostre mani e io sono certa che voi, se siete qui stasera,
lo farete e insieme, al di là di quello che dicono i sondaggi e al di là di quelli che adesso vogliono per paura mettere in campo una battaglia sul voto utile, noi il 20 e il 21 di settembre dimostreremo che abbiamo seminato e che stiamo seminando futuro e che il voto utile è proprio quello per rafforzare un'idea che guarda al futuro di questo territorio, di questa bellissima regione che è stato molto mortificato in questi anni. Grazie per tutto quello che farete.